Dolore che cambino questi modelli. Oh, non saprei. Molti sono durati ben più del tempo previsto. Se vuoi il mio parere, sono stati costruiti piuttosto bene. Provatevi di limitare al massimo i consumi di energia non strettamente necessari. Conosci il protocollo. Soltanto personale autorizzato. Quindi il dottoraio soggetto identico. Livelli di approvazione. Sto pensando di passare dalla divisione robotica. Tre livelli. Per sistemare alcune. So che abbiamo perso il progetto. Non hanno voglia di lavorare ai pacchetti di puntamento che avevo chiesto. Forse la prossima volta dovrei portare con me. Chiedo scusa, dottore. Ti prego. Eccoti di non qui. Farlo. Justin Ayo, direttore esecutivo dell'ufficio ritiro sintetico. Voglio essere franco con te. Ti terremo d'occhio nel prossimo periodo e da vicino. Nonostante la tua parentela con il padre, sei una persona pressoché sconosciuta. Sono certo che mi capisci. Non ci saranno problemi. Vero? Solo il tempo ce lo dirà. Certamente. Il padre mi ha chiesto di farti una breve introduzione sull'ufficio ritiro sintetici. Il nostro obiettivo primario è il recupero dei sintetici fuggiti che si nascondono tra la popolazione umana in superficie. Perché i sintetici vogliono scappare? I sintetici non conoscono il concetto di volontà o desiderio. Sembrano esseri umani, ma sono macchine. Per quanto riguarda il motivo della loro fuga, stiamo attualmente cercando di capire. Il nostro strumento principale è il Predatore, un sintetico di terza generazione abilitato a operare in superficie. I predatori danno la caccia ai sintetici scappati dall'istituto e li recuperano. Sono altamente autosufficienti, addestrati in combattimento, infiltrazione e pedinamento. In una parola, i nostri predatori sono implacabili. Ma immagino che tu lo sappia, dal momento che ne hai già incontrato uno. Infatti, mi piacerebbe sapere come hai fatto a neutralizzarlo. Sono molto abile nel combattimento. A maggior ragione. Un predatore dovrebbe essere superiore a chiunque in combattimento. Suppongo dovrò chiedere alla divisione robotica di effettuare dei test approfonditi sull'intera produzione. Come se non avessimo già abbastanza problemi. Ora, se non ti serve altro, tornerei al lavoro. Se sei tu il responsabile esecutivo dell'URS, chi è il tuo superiore? Il responsabile capo è il dottor Zimmer. Attualmente sta supervisionando il recupero di alcune unità di alto profilo. In sua assenza, mi assicuro che le cose vadano per il meglio.